Come saprà sicuramente chi mi segue più assiduamente, da Pokémon è davvero facile imparare qualcosa. Non si tratta solo di riconoscere al suo interno delle conoscenze morali o filosofiche di ogni sorta, ma anche di scovare dei cenni storici sui quali si basano trame, personaggi e caratterizzazioni di ogni tipo. Essendo molto a contatto personalmente con questa parte del brand, essendo in contatto con voi appassionati tanto di cultura quanto di Pokémon come se non più di me, mi trovo spesso a scoprire durante le mie ricerche o leggendo i commenti dei dettagli che da un lato risultano interessantissimi ma dall'altro anche troppo corti per trasformarsi in un video corposo. Ho sempre pensato fosse un peccato sprecare questi guizzi ed è proprio per questo che nasce Bruciapelo, una miniserie volta a dare un certo onore a tutto ciò che non riesce per questioni di lunghezza a diventare un concept analysis, una teoria e chi più ne ha più ne metta. Quest'oggi, nella sua prima comparsa, Bruciapelo esce nel periodo di programmazione canonico a causa di miei impegni che mi hanno portato a non riuscire a fare video più lunghi. Ma sappiate già da subito che il mio intento, almeno dal 2020 in poi, sarà quello di portare questa serie in extra programmazione. Detto questo, credo di avervi già sottratto troppo tempo. Oggi ragazzi siamo qui con Dragozolt, Arctozolt, Dracovish e Arctovish, i quattro fossili di Galar che una scienziata nei pressi del percorso 6 di Pokémon Spada e Pokémon Scudo sarà in grado di riportare in vita. Come immagino però sappiate, la peculiarità di questi fossili è quella di essere fusioni di due fossili tra di loro estranei, generando dei risultati che hanno sconvolto l'intera community Pokémon abituata a design molto più lineari, come ad esempio Kabutops. Più in particolare, nella regione di Galar vi sono due fossili di parti superiori di Pokémon vecchi, ossia l'ornito fossile e l'ittio fossile, che possono essere combinati con due parti inferiori a questo punto, che risultano essere il Draco fossile e il Plesio fossile, generando dei risultati che sono chiaramente sbagliati. Questi quattro Pokémon, dall'aspetto decisamente ambiguo, hanno da un lato sollevato l'indignazione di chi non ha apprezzato i design e dall'altro in generale scaturito un senso di ilarità. Però, come sostenne Pirandello, noi dovremmo passare dall'ilarità all'umorismo, cioè capire perché una cosa ci fa ridere e capire perché una cosa è in un determinato modo. Poteva mai essere una casualità tutto ciò? Se ne sto parlando in questo video, ovviamente no. La tragicomica situazione in cui si sono trovati i quattro fossili di Galar all'interno di questi giochi non è altro che una brillante citazione alle primissime scoperte che vennero fatte in un campo che allora era totalmente sconosciuto, ossia quello dei dinosauri. Nel 1824 lo scienziato William Buckland descrisse scientificamente, e attenzione a questa parola, il primo esemplare riconosciuto come un dinosauro, affibbiandogli il nome di Megalosauro. William Buckland però è creazionista, sì, perché l'evoluzionismo in questo momento storico è ancora mal visto ed è portato, a causa della scarsità delle informazioni di cui dispone, a ricostruire il Megalosauro come se fosse una sorta di gigantesco coccodrillo. Tanto per essere chiari, essere creazionisti significa credere che Dio o chi per lui abbia creato il mondo e soprattutto le specie animali così come sono adesso e che queste siano risultate invariate nel passare degli anni. L'evoluzionista, quindi ciò che William Buckland non era, crede al contrario, come noi del resto ad oggi crediamo, che le specie, tanto quelle animali quanto quelle vegetali, abbiano subito dei mutamenti nel corso della storia per le più svariate motivazioni, spesso ambientali. William Buckland è portato a credere che quel dinosauro non sia altro che una sorta di coccodrillo molto più grande, perché si basa sulle specie che ci sono adesso, sulla convinzione che queste esistessero anche anni fa. Da ricerche successive risulterà però che il megalosauro è bipede e che William Buckland aveva sbagliato tutto. Sorte pressappoco analoga toccò a Gideon Mantell, che descrisse e ricostruì lo scheletro di un iguanodonte, piazzando erroneamente evidentemente quello che era un artiglio dell'animale in testa allo stesso, dando un'immagine totalmente trasfigurata di ciò che effettivamente era. Lo stesso termine dinosauro significa letteralmente lucertola terribile, ma noi sappiamo benissimo che i dinosauri con le lucertole hanno poco a che vedere se non il fatto di essere entrambi rettili. E tutto ciò che abbiamo detto finora ai tempi è stato descritto scientificamente. E la parte divertente è proprio questa. Arctozolt e compagnia hanno delle descrizioni del Pokédex semplicemente esilaranti, perché il Pokédex stesso, che è lo strumento scientifico per eccellenza nel mondo Pokémon, prende e considera questi Pokémon come effettivamente esistiti in antichità e fornisce delle spiegazioni sul loro comportamento e sulla loro plausibile estinzione in maniera totalmente strampalata. Arctozolt si sarebbe estinto poiché incapace di camminare, Arctovish per difficoltà respiratoria. Addirittura di Dracozolt e Dracovish si sostiene che la loro estinzione sia dovuta al fatto che il primo abbia esaurito tutte le piante da mangiare, mentre il secondo abbia divorato tutte le prede disponibili, quando in realtà la parte superiore dei due esseri è del primo carnivora e del
del secondo erbivora. Secondo il Pokédex, Arctozolt avrebbe potuto produrre energia elettrica grazie ai tremori della parte superiore provocati dal corpo gelido della parte inferiore. Arctovish aveva difficoltà a mangiare in quanto la sua bocca era rivolta verso l'alto, cosa che è vera, ma perché è stata montata al contrario. Dracozolt produceva elettricità grazie al movimento dei possenti muscoli della sua parte inferiore, che però, citando letteralmente il Pokédex, è troppo grande per la parte superiore. E infine, perla delle perle, Dracovish può correre fino ai 60 km orari, ma pensate un po', può respirare solo sott'acqua. Insomma, tra una risata e l'altra, questi Pokémon raccontano non solo di una scoperta, ossia quella dei dinosauri, che è proceduta per errori davvero grossolani, ma raccontano più in generale come la scienza si comporta e come la scienza si sviluppa. Richiamandoci alla definizione di teoria scientifica di Popper, una teoria si può dire effettivamente scientifica quando è confutabile e dunque in una certa misura quanto almeno in potenza è erronea. Proprio per questo motivo la religione non può essere considerata una scienza. Non puoi smentire qualcosa in cui credi per semplice fede, sarebbe semplicemente assurdo anche solo pensare di poterlo fare. E a riprova di ciò che diciamo, è solo di recente, sempre rimanendo nel campo dei dinosauri, che si è scoperto che probabilmente il Velociraptor disponeva di piume e dunque, contrariamente alla sua immagine che ne è stata trasmessa nella cultura pop, esista anche rivalutando la reale esistenza e soprattutto il reale aspetto del famosissimo brontosauro. Insomma, Arctozolt e amici saranno anche dei fossili seppelliti sotto millenni di storia, ma è incredibile quanto in realtà possano essere così attuali. Nella loro stranezza, nella loro ambiguità estetica, nel fatto che facciano storcere il naso, in realtà questi Pokémon ci fanno effettivamente riflettere su cosa è effettivamente la scienza. Oggi noi ridiamo di questi Pokémon, ridiamo del fatto che Dracovish possa correre ma che possa poi respirare solo sott'acqua, rendendo il tutto totalmente insensato, ma chissà che magari tante delle scoperte che in realtà abbiamo fatto risultino poi in realtà non troppo diverse e non meno assurde rispetto a Dracovish. L'invito di questi Pokémon, alla fin fine, è quello di non dare per scontato nulla, di continuare a fare ricerche anche in quei campi in cui sembrerebbe che tutto sia già stato scoperto. E chissà, forse con il passare delle generazioni, forse con un futuro remake di Pokémon Spada e Scudo, magari tra 20 anni, riusciremo a ridare una vera identità a questi Pokémon. Bene ragazzi, io vi ringrazio per avermi seguito fin qui, spero che il video vi sia piaciuto, se è così ovviamente vi invito a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale e premete la campanella per ricevere invece ogni giorno i feed. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video!